Reggio Calabria, omicidio Ronzello, due arresti per operazione Confine 2. Il Porto non lascia ma raddoppia, accordo sul fil di lana. Porto di Gioia, 309 kg di cocaina sequestrati. Reintegro del direttore del Museo di Reggio Calabria Malacrino. Bovalino, la giunta in rosa del sindaco Maesano. Rimpasto di giunta a Siderno, rumors sui possibili candidati. Benvenuti giornale Telemia, cominciamo dall'operazione Ronzello. Questa mattina conferenza stampa, compagnia Gruppo di Locri, arresti per quanto riguarda l'operazione Confine 2. Nelle prime ore della mattinata odierna, Monasterace e Reggio Calabria, i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri su richiesta della Procura della Repubblica, traendo in arresto i fratelli Sor Giovanni Remo, 31 anni, e Maurizio, 28, entrambi di Monasterace, ritenuti gravemente indiziati per l'omicidio perpetrato in corso del giovane Ronzello Angelo, avvenuto a Monasterace nella notte del 1 aprile 2010. Come si ricorderà, il giovane venne barbaramente ucciso con plurime azioni di fuoco mediante fucili semiautomatico caricato a pallettoni mentre usciva dal condominio ove aveva trascorso la serata a casa della sorella degli odierni arrestati in compagnia della stessa, di suo marito e di altri due amici. Tali circostanze di luogo e di tempo, messe a sistema con la meticolosa ricostruzione delle vicende che quella sera indussero Ronzello Angelo a recarsi in quella casa, non lasciavano dubbi agli investigatori sul fatto che il giovane fosse caduto in un vero e proprio agguato, studiato e perpetrato dai suoi aguzzini, i quali conoscevano con certezza gli spostamenti che la vittima avrebbe fatto quella sera. Le indagini, durate 5 anni sotto la direzione della Procura della Repubblica di Locri, hanno consentito agli investigatori del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Roccella Ionica di raccogliere gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza a carico dei prevenuti. Nulla è stato tralasciato, infatti i militari hanno setacciato e analizzato ogni elemento derivante dalle dichiarazioni dei familiari della vittima e di chi lo frequentava. Dall'analisi dei tabulati telefonici, dai rilievi tecnico-scientifici e relativi esiti di laboratorio, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai servizi di controllo e pedinamento, dimostrando la premeditazione dell'omicidio e la collocazione degli odierni indagati sulla scena del delitto. L'indagine in argomento, in una prima fase, è stata caratterizzata da un'impenetrabile cortina di omertà, ove sono subito emersi sospetti a carico dei menzionati fratelli, per via delle palesi discordanze scaturite dalle dichiarazioni rese. È stato anche accertato che i due indagati avevano noleggiato un'autovettura proprio il giorno dell'omicidio, circostanza valutata come altamente sospetta dagli investigatori. Questa, subito sequestrata, è stata successivamente sottoposta alle indagini scientifiche, che oltre ad evidenziare la presenza all'interno del citato mezzo di numerosissime particelle peculiari di esplosioni di colpi d'arma da fuoco prelevati proprio con i kit Stub, hanno soprattutto acclarato la corrispondenza morfologica e chimica di una delle suddette particelle con quelle incombuste estratte dai bossoli esplosi e rinvenute sulla scena del crimine. In sintesi, chi ha imbracciato il fucile con il quale hanno ammazzato Ronzello Angelo dopo l'omicidio è fuggito a bordo proprio di quell'autovettura. La seconda fase delle investigazioni ha consentito, in particolare agli inquirenti, di fare piena luce sul movente dell'omicidio del giovane Ronzello. Da un lato, la decisione della giovane vittima di allontanarsi dagli ambienti delinquenziali dopo la notifica nei suoi confronti nel mese del gennaio 2010 della misura di prevenzione dell'avviso orale, provvedimento che lo aveva profondamente indotto a cambiare condotta e stile di vita. Dall'altro, il dato emerso dalle indagini, ovvero che qualche giorno prima dell'omicidio il Ronzello avrebbe osato chiedere ai fratelli Sor Giovanni di onorare un debito di circa 40.000 euro da loro contratto nel tempo con la vittima. Tale richiesta, in aggiunta alla volontà di affrancarsi dagli ambienti delinquenziali, ha ingenerato nei fratelli Sor Giovanni la decisione di ammazzarlo, cosa che Remo e Maurizio fecero quella fatidica sera del 1 aprile 2010, secondo gli inquirenti. Infine, altro elemento estremamente rilevante e indiziato a carico di Sor Giovanni Maurizio e Sor Giovanni Remo è costituito dal contenuto dell'intercettazione ambientale captata nei loro confronti, allorquando i due, nel mese di novembre 2014, palesavano il timore di essere arrestati proprio per questo omicidio, dopo aver appreso dalla stampa locale l'imminente individuazione degli autori dell'omicidio di Ronzello Angelo.
Procuratore, un omicidio risolto dopo 7 anni, ecco, bisogna continuare ad avere sempre fiducia nella giustizia, o prima o dopo si arriva, insomma. Beh, non sempre, però questa forse è un'eccezione alla regola comune, lo dicevo nella conferenza stampa, che gli omicidi che non siano legati alla criminalità organizzata in genere o si scoprono nell'immediatezza o quasi mai si riesce poi a risolverli col tempo. In questo caso la pazienza investigativa, un po' anche qualche coincidenza fortunata, ha portato nell'arco di ulteriori anni a ricostruire sia proprio la materiale esecuzione che il movente, e quindi non ci si ferma mai, anche per questi omicidi che non sono, ripeto, di criminalità organizzata, ma sono comunque efferati, perché è stata ammazzata una persona, per quello che sostiene l'accusa, per un problema di economico, di dare, di avere, di pretese di rientrare da un credito che si vantava, insomma, che vantava la vittima rispetto ai suoi aggressori. Ecco, la vittima, che poi era amico dei suoi aggressori, aveva un rapporto di amicizia, l'efferatezza a volte non si ferma di fronte a nulla. Non si ferma soprattutto probabilmente rispetto alle pretese economiche. È pacifico che i due arrestati avevano in numerose occasioni preso merce dalla loro vittima senza mai pagarla. Probabilmente quando la vittima ha preteso o ha richiesto le somme che non erano trascurabili, si parla di circa 40.000 euro, è scattato, l'amicizia è finita. Maxi sequestro all'aporto di Gioia Tauro, 309 kg di coca sequestrati. Un porto, quello di Gioia Tauro, sempre più riferimento della criminalità internazionale dell'andrangheta calabrese. L'ennesimo ingente sequestro di cocaina è avvenuto alle prime luci del mattino. 309 kg di polvere d'angelo sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, l'ufficio antifrode di Gioia Tauro, con il coordinamento della DDA di Reggio Calabria. Lo stupefacente, che con la vendita al dettaglio avrebbe fruttato circa 62 milioni di euro, è stato trovato in un container che trasportava noci provenienti dal Cile e destinato in Turchia. Le attività sono state eseguite attraverso una serie di incroci documentali e successivi controlli di container sospetti con sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e alle unità cinofili della Guardia di Finanza. Con la cocaina sequestrata, suddivisa in 269 panetti, si potrebbe realizzare una striscia ininterrotta di oltre 46 km, più della distanza tra Roma e Tivoli. Nel corso dell'anno sono già oltre 830 i chili di cocaina purissima sequestrati nel porto di Gioia Tauro. L'ingente sequestro di oggi non è che una goccia in un mare di traffici illeciti che ormai sono consolidati nella rete criminale mafiosa nazionale e internazionale. È come mettere un secchio sotto una cascata e riempirlo. Un po' si riempie, ma il resto va via, non è controllabile. Forse oltre al contrasto giusto e importante e anche molto qualificato, come viene fatto dalle nostre forze dell'ordine, occorrerebbe qualcosa di più, politiche diverse, ma qui entra in gioco la geopolitica e una visione diversa del contrasto alle droghe, un problema che va sradicato nei paesi produttori di stupefacenti. I militari della stazione Carabinieri di San Ferdinando, dipendenti dalla compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, a seguito di mirata attività info-investigativa, rintracciavano e traevano in arresto un cittadino bulgaro, tale Ivan Asenov, di 48 anni, destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Corte regionale di Sofia, Bulgara, in data 6 di marzo 2015. Adesso passiamo al porto di Gioia Tauro con le buone nuove per quanto riguarda i precari. È stato siglato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'accordo per il rilancio del porto di Gioia Tauro. Il documento sottoscritto dal Governo, dalla Regione Calabria, dall'autorità portuale, dall'azienda MCT, da CGL, CISL, UIL, UGL, in rappresentanza di circa l'80% dei lavoratori dello scalo, prevede che 380 unità individuate in base alla legge 223 del 91 finiscano nell'Agenzia del Lavoro varata dal Governo. Nell'accordo, che non è stato firmato dal sindacato
sindacato SUL, si richiama quanto stabilito nell'accordo di programma quadro sottoscritto nel luglio del 2016 e si pone al centro la polifunzionalità del porto con la realizzazione di opere quali completamento del dragaggio, il gateway ferroviario, ZES e bacino di carenaggio. Esprimo grande soddisfazione, ha detto il ministro Del Rio, per la conclusione positiva della vertenza sul porto di Gioia Tauro per la sua crescita e l'occupazione. Sul fronte porto, il ministro Del Rio ha sottolineato che lo scalo è oggetto di un ambizioso ed indifferibile progetto di riconversione industriale, funzionale e produttiva messo in campo dal governo per offrire una risposta strutturale alla crisi globale del settore di trasbordo. Oltre alle tradizionali attività di transshipment, ha continuato il ministro, infatti vanno sviluppati settori nuovi e a tale obiettivo sta lavorando attraverso la realizzazione del gateway ferroviario, l'istituzione della ZES, il progetto del bacino di carenaggio. Si sono conclusi interventi di dragaggio attesi da anni, ha concluso il ministro, e che fanno oggi di Gioia Tauro l'unico scalo del Mediterraneo in grado di ospitare fino a 4 navi madri. L'indisponibilità aziendale a ogni tipo di confronto e la carenza di informazioni indispensabili per la struttura territoriale ci ha impedito di convincerci sulla bontà dell'accordo che eravamo pronti a sottoscrivere perché legata all'accordo di programma già condiviso nel luglio scorso, e quanto afferma in una nota il segretario nazionale del SUL Antonio Pronesti. Ribadiamo che l'accordo, prosegue Pronesti, era da firmare per quanto riguarda il lavoro e gli impegni del Ministero, dell'autorità portuale della Regione Calabria. Solo l'atteggiamento di MCT ci ha indotto a non condividere l'intesa. Pulizia al quartiere Ciambra, andiamo a Gioia Tauro Ruspe in azione. Al via la bonifica del quartiere Ciambra di Gioia Tauro con personale specializzato e adeguati mezzi. In particolare in programma vi è la sistemazione della rete fognaria e delle acque bianche che versavano in totale stato di abbandono, la rimozione dai seminterrati di circa 20 edifici popolari dei reflui fognari di cui erano invasi, ma anche la rimozione mediante mezzi meccanici di rifiuti che erano disseminati per il quartiere. Nel quartiere Ciambra da circa 30 anni vivono centinaia di persone, prevalentemente di etnia rom, in condizioni di grave degrado. Attualmente nel quartiere abitano circa 220 individui, di cui 60 bambini, che vivono in condizioni disumane in 20 edifici popolari mai completati. Il tutto è aggravato dalla presenza di cumuli di rifiuti, alti fino a 3 metri. Le nostre telecamere sono state proprio nel quartiere di Gioia Tauro a sentire a che punto sono i lavori di rimozione. Siamo attivati dalla Regione Calabria da ormai una settimana circa. Stiamo facendo sui lavori anche con la collaborazione dei cittadini della Ciambra e loro sono anche volontari comunque sempre della Protezione Civile che stanno facendo questi lavori qua con i collegamenti delle fogne. Più c'è uno sburgo che stiamo tirando tutto aspirando l'acqua. Noi abbiamo un'unità che è stata prestata dalla Regione Calabria, dal professor Tanzi, dei mezzi meccanici come un bobcat e un camion che stanno ripristinando un pochettino il paese con la spazzatura, a prescindere dalla Ciambra. Nello stesso tempo noi, come Protezione Civile di Gioia Tauro, con modulo antincendio abbiamo il cloro al 90%, quindi facciamo anche la disinfettazione subito dopo che vengono tolta questa spazzatura. Stessa cosa nei condomini, la stessa cosa nel quartiere Ciambra, quindi bene o male ci stiamo dando da fare volontariamente tutti quanti perché ci teniamo. Questi cittadini sono con voi? Sono tutti con noi, anche i ragazzi della Ciambra stesso stanno collaborando parecchio perché ci stanno dando una mano. Quindi c'è una sinergia anche con... Sì, anche loro ci stanno dando una mano con lo scarto dell'ingombrante, separando l'ingombrante dalla spazzatura. Qualcuno si lamentava, una signora prima diceva che da un lato la togliete e dall'altro lato l'andate a rimetterla. Allora, se dobbiamo sentire tutti qua, purtroppo ci escono i cervelli di fuori, quindi non qua si lamentano tutti, anche se facciamo o non facciamo, perché cultura non so che cos'è. La cosa è che ovviamente se saltiamo da una parte all'altra significa che c'è un'emergenza da una parte all'altra, quindi dobbiamo abbandonare una cosa che magari ci vuole il suo tempo e quindi ripristiniamo magari un'area che è più urgente per noi. Eravamo abbandonate del comune di Gioia Tauro perché c'è 30 anni che abitiamo qui, non hanno fatto mai niente completamente. Qualsiasi sindaco che è andato a amministrare questa città? No, qualunque tipo di sindaco che è andato al comune di Gioia Tauro non ha fatto niente completamente, niente, zero totale. Venivano adesso qua per i voti solo?
No, non solo questo qua, perché noi non è che siamo dei stupidi, perché noi dobbiamo votare. Vi promettevano che è una cosa nostra, per una cosa che uno dice sì, dobbiamo cambiare di qualcosa, perché non c'è una cosa, io devo dire una cosa, tutto ammasso così no, non si può abitare. Siete ci troppi. Devono cambiare, siete devono troppi. Cambiare le persone, ci devono dividere se vogliono cambiare le persone, anche per i bambini, anche per noi stessi, perché così non si può andare avanti. Quindi state prendendo quelle fogne che stiamo... Sì. Quindi la mandate direttamente nello scarico della fogna? Sì. Quindi fa questo passaggio, questo autobotto, che prende da lì e la manda... Sì, la manda alla vendita. Sì. Poi di qua va tutto l'acciaio, va tutto l'acciaio. Da quanti tempi è che operate qua con questo mezzo qua? Come? Da quanto tempo è che operate qui con questo mezzo? Sabato. Da sabato? Tutti i giorni siete qua? Sì. La protezione civile o il comune? No, questo qua è privato. Ah, privato. Posa della prima pietra ieri a Locri alla presenza delle autorità e dei tecnici per il nuovo istituto IPSIA. L'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato di Locri non resterà una vana promessa. Ieri mattina si è tenuta infatti in via Ancona, alle spalle dello stadio comunale, la cerimonia della posa della prima pietra e la consegna dei lavori all'impresa, la Generale SRL, di Agostino Siclari, che dovrà realizzare il nuovo plesso dal costo di 3.800.000 euro. Nell'effettuare la consegna dei lavori, il consigliere metropolitano con delega all'istruzione Demetrio Marino ha sottolineato che oggi, a Locri, dopo le criticità di questi ultimi mesi, è possibile affrontare e vivere questa giornata con un sorriso, perché costruire una scuola vuol dire investire nel prossimo, dare una speranza, promuovere cultura e crescita sociale. La città metropolitana, ha detto ancora Marino, deve programmare e progettare e lo fa in sinergia con i 97 sindaci che oggi devono dare un contributo, devono essere parte attiva di un progetto. Non vogliamo andare più alla ricerca di aiuoli o affitti, non vogliamo ricorrere alle emergenze, ma vogliamo dare edifici dove i ragazzi possono cogliere l'offerta formativa in maniera concreta. Da parte sua, il sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese, nel ricordare che il finanziamento dell'opera risale al protocollo Fortugno e che la procedura per l'appalto, iniziata nel 2011, si è conclusa solo in questi giorni, a distanza di 6 anni, ha ringraziato il sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere Marino, i dirigenti Pietro Foto e Giuseppe Mezzatesta e i tecnici. In un momento particolare per la nostra città, ha poi sottolineato, sapere che entro dicembre 2018 avremo una nuova struttura e motivo di orgoglio, perché il professionale è una scuola storica presente da 40 anni. Siamo soddisfatti per il progetto bello e importante che permetterà a far aumentare il numero di studenti e tutta la zona sarà riqualificata dal punto di vista urbanistico grazie anche agli altri interventi che presto cominceranno. Soddisfatto anche il preside dell'Ipsia, Gaetano Pedullà, che ha parlato di un segno di speranza, una pagina nuova per l'edilizia scolastica. Alla cerimonia di consegna dei lavori, avvenuto ieri, hanno preso parte anche il consigliere metropolitano, delegato all'area della Locri di Caterina Belcastro, il vice sindaco e l'assessore all'istruzione di Locri, Raffaele Sainato, e Anna Sofia, il maresciallo Alessandro Ponzio, della locale stazione dei Carabinieri, i tecnici Saverio Infantino e Loredana Brianti, direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento. I lavori sul ponte Alloro verranno posticipati, sentiamo per quali ragioni. Ancora un rinvio per l'inizio dei lavori destinati al ripristino della normale viabilità al chilometro 122 della statale 106 in territorio di Caulonia. Fissati da prima per maggio, poi annunciati dal presidente della Regione Calabria Mario Oliverio per mercoledì scorso, subiranno ancora uno slittamento di circa 20 giorni. Il tutto nella speranza che non sorgeranno ulteriori intoppi burocratici o di altra natura. A dare notizia di un'ulteriore posticipazione è stato il primo cittadino di Caulonia, Chieti Belcastro. Lo ha appreso dall'Azienda Nazionale per le Strade, che ha spiegato il nuovo ritardo con la mancata ultimazione delle opere di bonifica della fiumara già in atto. Si tratta di interventi propedeutici all'avvio dei lavori di ricostruzione delle pile demolite e al consolidamento delle fondazioni danneggiate, resi non più funzionali in due momenti diversi, la notte tra il 31 ottobre e l'1 novembre 2015 e poi il 23 gennaio scorso.
una lungaggine ovviamente destinata a prolungare i gravi disagi che stanno patendo i pendolari, ma anche e soprattutto i gestori di esercizi commerciali che gravitano a nord dell'agglomerato urbano di Marina di Caulogna, disagi purtroppo destinati ad appesantirsi ulteriormente nel mese di luglio e nel mese di agosto. Diamo a Bovalino la giunta guidata dal neosindaco Vincenzo Maesano è nata a mezzogiorno di ieri quando il primo cittadino ha reso nota l'assegnazione delle deleghe, la breve cerimonia di firma degli atti ufficiali. Si è svolta la presenza del segretario generale del comune Maria Rosa Diana, Cinzia Cataldo, prima in assoluto tra gli eletti della lista Agave, e il nuovo vice sindaco con deleghe a lavori pubblici, ambiente, protezione civile, assetto del territorio e mobilità urbanistica, demanio e risparmio energetico. Il consigliere comunale Maddalena Dattilo sarà assessore a bilancio, tributi, mercato e attività produttive, programmazione economica, contenzioso e patrimonio. A Filippo Musitano sono state assegnate politiche sociali, pari opportunità, associazionismo, politiche abitative, spettacolo, nuove tecnologie, politiche giovanili e politiche per l'infanzia. Infine, Pasquale Blefari è il nuovo assessore alla cultura, edilizia scolastica, politiche per il centro storico e servizi bibliotecari. Ed ora la pubblicità. Parte del TG, abbiamo la conferma dal Ministero, Malacrino, il direttore del museo rimane al suo posto, aveva suscitato non poche polemiche la sua rimozione. Adesso andiamo a Fiume Freddo per un interessantissimo convegno su oncologia. La cooperativa di comunità Borgo di Fiume ha saputo riportare alla vita il Borgo di Fiume Freddo in Calabria, facendone un albergo diffuso dove la gente del posto accoglie tra storia, tradizioni, sapori e saperi. E quest'estate il borgo sarà animato da una serie di incontri sul tema del cibo. Dopo la conferenza stampa del 3 giugno scorso, infatti, il 17, questo sabato sarà la volta di un incontro focalizzato sull'attenzione del consumo della carne. La rassegna Percorsi di Saperi e Sapori intende infatti promuovere il consumo consapevole. In ogni incontro si affronterà, con l'aiuto di esperti, un tema specifico collegato al cibo, alla salute e al benessere. Ne parleranno Rolando Bolognino e Pamela De Luca, biologi nutrizionisti, Raffaele Reuzzi, medico oncologo, nel tentativo di tracciare le conseguenze sulla salute del consumo di carne. Il ritorno al cibo dell'uomo e alla cultura mediterranea verrà sottolineato anche dall'intervento di Michela Cusano, promotrice dell'osservatorio Donne Pollino, che si pone l'obiettivo di recuperare le pratiche alimentari e agricole contadine. La serata si concluderà poi alle ore 20 presso Largo San Fiume con la degustazione proposta dall'Osteria Convivio. Dal 15 al 18 è in atto a Siderno il primo Family Campus Calabria. Stiamo seguendo tutta questa serie di eventi, andiamo all'ultima seduta. Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze. Un convegno nazionale attraverso il gioco e queste Olimpiadi, i ragazzi diversamente abili acquistano una dimestichezza ed un ruolo. Scuola e famiglia possono andare di pari passo e concorrere alla crescita di questi nostri giovani. Sì, il mondo della scuola non può curare esclusivamente i ragazzi normodotati, sicuramente deve curare i ragazzi normodotati, ma deve essere vicina a tutti i ragazzi con disabilità, perché proprio quelle disabilità devono essere la loro forza e noi dobbiamo aiutare a crescere nel miglior modo possibile per cercare la migliore integrazione possibile, perché solo se col lavoro delle famiglie, col lavoro nostro e dei docenti di sostegno che sono vicino a loro, potremmo creare. E sicuramente questi convegni, l'associazionismo, creare integrazioni tra più ragazzi che gli danno la possibilità di svolgere attività sportive, questo non può che far bene a tutto lo staff e a tutto l'insieme di questi ragazzi. Guardi, io personalmente il mio motto è quello che da soli non si va da nessuna parte. L'assessore Roccisano, l'assessore alla scuola, abbiamo fatto tantissimi progetti, tant'è vero che proprio di un mese fa l'attuazione del progetto realizzato dalla Regione anche col nostro contributo, e sono stati dati 600 circa incarichi per assistenti educativi e assistenti alla persona, che erano un ruolo che mancava tantissimo e c'è
c'era una grossa necessità e un grosso bisogno, e dobbiamo, non solo si è creato lavoro, ma si è dato la possibilità di venire incontro alle famiglie e ai ragazzi con disabilità. Sì, io ringrazio innanzitutto la dottoressa Irma Cercosta, che è stata, diciamo, l'artefice, la progettista. Questa iniziativa, gliel'ho detto nell'intervento di salute, è una cosa che onora Siderno e onora tutta la Locride, perché è l'occasione per mostrare una faccia positiva, non solo per i meriti che hanno gli organizzatori, ma anche per i meriti che ha tutta una parte sana della nostra collettività. E noi come istituzione siamo presenti per dare quel sostegno e quel supporto che è indispensabile ed è fondamentale per farci fare anche una bella figura a livello nazionale. Ragazzi diversamente abili che hanno vissuto la loro crescita, una fase amorosa, e che spesso vengono pure e convolano a giuste nozze. Certo, certo, guardi, io proprio ho esperienza nella mia professionalità di una coppia che è stata accompagnata a raggiungere questo traguardo, questo sogno importante per i nostri ragazzi, con un piano educativo di intervento dove assistiti e guidati nel gestire la casa, nel gestire il lavoro, nel gestire anche la loro vita di coppia, oggi ad oggi vivono tranquillamente come ogni altra coppia il loro matrimonio. Quindi non ci stupiamo che i ragazzi chiedano di realizzare i loro sogni con dei matrimoni, con l'avere la fidanzata. È normale, è il ciclo della vita. Vanno aiutati a conquistare questi pezzi ed accompagnati anche ad affrontare le difficoltà, perché le difficoltà ci sono per tutti, anche per le coppie normali che convogliono a matrimoni o a fidanzamenti. Le vivranno anche loro, le supereranno, in questo caso con l'aiuto della famiglia, dell'educatore, ma che deve coinvolgere nel piano educativo dell'individuo, del bambino che sta crescendo, quest'area che non deve essere assolutamente esclusa, deve esserne parte nella crescita. Tutte le norme della nostra Carta Costituzionale hanno una loro precettività, perciò la legge sul dopo di noi richiama l'articolo 2, l'articolo 3 e l'articolo 32 sul diritto alla salute, e richiama anche le norme sul diritto al lavoro. Quindi le collettività, le famiglie, la cittadinanza, l'opinione pubblica devono in qualche misura cambiare mentalità e aiutare le famiglie a cambiare mentalità e a capire loro che questi ragazzi hanno un diritto come gli altri di inserirsi a pieno titolo nella società, secondo le loro capacità. La diversità non è un male, la diversità è un bene, la diversità può essere ricchezza. E anche questi ragazzi hanno delle capacità che possono essere sviluppate, che possono essere aiutate a crescere e anche loro essere utili a se stessi, che è il primo obiettivo, ma anche agli altri. A questo serve. Poi ci sono gli aiuti economici, poi ci sono le responsabilità degli enti istituzionali, poi ci sono i comuni, la regione che devono diciamo, approvare i piani che prevedono la distribuzione dei fondi. Oggi direi che almeno sul piano legislativo l'atteggiamento della società è cambiato. Questo non basta, deve cambiare nella realtà. A questo serve questa iniziativa realizzata qui a Siderno. Madri, fate uscire i vostri figli e insistete perché sia riconosciuto il loro diritto a vivere nella società come ogni altra persona. Con piena dignità, come tutti, dice la Repubblica all'articolo 3 sul diritto di eguaglianza. Andiamo al possibile rimpasto di giunta a Siderno, sentiamo quali nomi e i rumors in città. Sull'asse Fuda-Panetta potrebbero emergere elementi di novità al comune di Siderno. C'è chi giura, infatti, che all'interno della Casa Rosada cittadina spirerebbe in queste ore un forte vento di rimpasto amministrativo. Tra voci di corridoio e secche smentite, sembrerebbe che il sindaco di Siderno, Pietro Fuda, proverà nelle prossime ore a convincere i consiglieri comunali del PD a rientrare nella maggioranza.
I ben informati sostengono che le liti tra la Fragomeni e il leader di Fattore Comune Panetta siano giunte al capolinea e quindi ci sarebbe spazio per un accordo che potrebbe portare all'immediato rimpasto di giunta. Alcuni consiglieri sostengono poi, fuori campo, che per entrare nell'accordo rivitalizzante il segretario Maria Teresa Fragomeni abbia chiesto le dimissioni di Anna Romeo e anche quelle del presidente del Consiglio Comunale Paolo Fragomeni. Il gruppo PD non gli ha evidentemente perdonato il fatto di essersi schierato con Fuda nonostante il parere contrario del partito. In sostanza, sempre in base a queste autorevoli voci, il rimpasto di giunta dovrebbe portare al cambio di due assessori e anche ad una rielezione del civico consesso del presidente del Consiglio Comunale. Ma al momento, è bene ribadirlo, si tratta solo di voci. Conferenza dibattito dalla battaglia di Lissa alla seconda guerra mondiale, marinai calabresi e roccellesi caduti in mare per l'onore dell'Italia. Abbiamo sentito Antonio Simone, vicepresidente Associazione Culturale Roccella Comera, e il professor Giuseppe Chirico, ricercatore di storia locale. Siamo qui davanti alla sede navale, siamo in un luogo per così dire significativo. E quello per ricordare quelli che sono stati caduti del mare durante la seconda guerra mondiale. Caduti del mare perché alcuni erano marinai imbarcati sulle varie unità, altri invece sono stati per altre cause dispersi dal mare. E sono stato invitato di dare il mio contributo, relazionare su questi giovani anche per un doveroso ricordo, e effettivamente dispiace pensare che in quel periodo ci sono stati ben 24 giovani roccellesi che hanno dato la vita per la patria, facendo appieno il loro dovere. Dobbiamo ricordare anche che alcuni di questi giovani caduti, le famiglie hanno ricevuto degli attestati, riconoscimenti della esemplarità e della condotta di questi ragazzi sul posto di combattimento a loro affidato. Che riteniamo una cosa doverosa quella di, per così dire, tramandare ai giovani sul significato di quel che è una guerra. Una guerra non ha mai portato nulla di buono, solamente lacrime, solamente morti, solamente sangue e miseria. Un messaggio fondamentale questo, ecco perché ci tengo a partecipare, giusto per lanciare ai giovani questo segnale forte che in tempi non sospetti c'è sempre il rischio di trovarci in difficoltà per quel che riguarda proprio la pace. In questo incontro promosso dalla Lega Navale, che ringrazio per averlo organizzato, ci occupiamo appunto dei caduti roccellesi dal 1866 sino alla Seconda Guerra Mondiale. In questo caso io parlerò solo della battaglia di Lissa del 1866, che è un evento sconosciuto e più, che è stato messo sotto silenzio, è caduto nell'oblio perché è stata una sconfitta disastrosa per la nostra marina. La prima, per molto tempo non si combatte più, fino quasi alla guerra di Libia, possiamo dire, quasi 50 anni dopo. Come dicevo appunto, ci sono stati due marinai roccellesi, Francesco Marrapodi e Nicola Carella, poco più che ventenni, che sono caduti in questa battaglia, tra l'altro sulla stessa nave, con la Dia Piccola stessa nave. Mi piace pensare magari si conoscessero in quanto compaesani e marinai entrambi. È giusto portare alla luce i loro nomi, perché si tratta di un tempo troppo lontano che è stato dimenticato da tutti. Magari un domani tutto ciò può dare lo spunto anche per intitolare una via, non so, una piazza, un monumento in questo bellissimo centro a questi due sfortunati conterranei. A te, o grande eterno Dio, Signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi, uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata della patria leviamo i cuori. Salva ed esalta nella tua fede, o gran Dio, la nostra nazione. Dà giusta gloria e potenza alla nostra bandiera. Comanda che la tempesta e i flutti servano a lei.
poni sul nemico il terrore di lei. Fa che per sempre la cingono indifesa a petti di ferro, più forti del ferro che cinge questa nave. A lei per sempre dona vittoria. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Presentato al Soverato il nuovo piano di spiaggia. Sentiamo per i particolari. Si è appena concluso il Consiglio Comunale qui al Soverato, dove è stato adottato il piano spiaggia. È passato con 6 voti della maggioranza, un voto a favore del consigliere d'opposizione Francesco Soverino del PD, e si sono astenuti i consiglieri Giussi Altamura e Giulio Moraca del gruppo Oltre. E inoltre, per incompatibilità, hanno lasciato l'aula il sindaco Ernesto Lecci, il vice sindaco Pietro Matacera, la consigliera Daniela Pronesti e il consigliere di opposizione Salvatore Riccio. Ci vuole appunto dire i punti qualificanti del piano spiaggia? Questo piano spiaggia arriva dopo 13 anni che la città sente parlare per quanto riguarda la programmazione futura che riguarda la parte dell'Arenile e del demanio marittimo. Il piano spiaggia è uno strumento importante perché questo ci permette anche di programmare il futuro per quanto riguarda il turismo a Soverato. I punti salienti di questo piano spiaggia sono principalmente con l'introduzione di un campeggio nella zona della Pineta Corvo e l'introduzione anche di alcune strutture che si possono adeguare per attività ricettive. Dai calcoli che abbiamo fatto, questo piano spiaggia porterà alla città di Soverato un'ulteriore ricettività per 1000 posti. Questo significa, perché la città è carente sotto questo aspetto, un incremento di almeno il 200% dei posti letto a Soverato. Gli altri punti salienti sono lo spostamento di alcune concessioni di attività ludiche che si trovavano sulla spiaggia e abbiamo avuto, tra virgolette, il coraggio di poterli spostare più all'interno della città, in modo da liberare quello che è veramente il più bel pezzo di passeggiata sul lungomare, in modo da liberare a quelli che fanno attività o passeggiano sul lungomare la visuale del Golfo di Squillace. Ecco, assessore, lei parlava appunto del campeggio che verrà fatto nella zona, nella Pineta Corvo. Verranno quindi abbattuti gli alberi ora esistenti? No, nessun allarmismo, perché gli alberi rimangono dove sono, se non noi siamo in attesa che la Regione si pronuncia su un progetto di cosiddetta martellata, dove per riqualificare la pineta non significa far rimanere le cose come stanno, ma come già abbiamo fatto nella pineta adiacente il campo ippica, che erano luoghi veramente di degrado. Nella pineta, come in tutti i boschi o nelle pinete che ci sono in tutte le parti del mondo, necessita di manutenzione, e quindi attraverso un progetto della cosiddetta martellata regolarmente approvato dal Dipartimento Foreste e Forestazione della Regione Calabria, sarà avviato un processo di riqualificazione. Quindi questo ci permetterà di dare dignità a quegli spazi e di dare una funzione certa, che a volte si parte con il preconcetto che quello deve rimanere tutto com'era, e così facendo lo sviluppo non è mai avviato. Ho fatto presente che, pur apprezzando il lavoro estremo che è stato portato avanti in questi 2 anni dall'assessore Vacca in ordine fondamentalmente a una ricognizione dell'attuale situazione della spiaggia soveratese, perché di questo si tratta, è stato adottato questo piano spiaggia, ma senza un metodo che ha comportato una condivisione effettiva, nel senso che ci è stato rappresentato a spizziche e bocconi in occasioni diverse, per singolo consigliere comunale, assolutamente non concordate e quindi assolutamente approssimate. Questo ha portato sì che il nostro gruppo consigliare Oltre assumesse una decisione di astenersi da questa approvazione del piano, ribadisco, pur riconoscendo l'impegno dell'assessore. Non condividevamo poi alcune delle scelte programmatiche che sono state portate avanti nel piano,
e cioè l'esatta individuazione di tutti i trasferimenti delle attività ludiche che sono stati finalmente spostate dall'Arenile per essere portate nella Pineta piuttosto che a fianco al Palmeto dietro il Don Pedro. Se ci fossero stati incontri più approfonditi poteva cambiare la sua posizione oggi magari? È verosimile, anche perché magari gli incontri più approfonditi avrebbero portato la maggioranza a recepire quelle che erano state le nostre istanze, così come hanno dovuto fare più di una volta riconoscendone la validità in Consiglio Comunale, ritirando i punti all'ordine del giorno piuttosto che accogliendo le nostre proposte. Andiamo a Gioiosa Ionica per un convegno su donne e lavoro. Si è svolto presso l'Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica, in collaborazione con il Liceo Scientifico ed il Comune, un incontro pubblico intitolato Donne e Lavoro, da Clelia Pellicano ai giorni nostri, una serie di riflessioni sul mondo del lavoro femminile. È intervenuta per noi Anna Comi, responsabile del coordinamento dei pari opportunità. La UIL decide di partire da Gioiosa Ionica e in particolare dalla Marchesa Pellicano. Vogliamo spiegare perché? Oggi noi da Gioiosa Ionica rilanciamo l'attività del coordinamento pari opportunità UIL Calabria. E abbiamo pensato appunto di partire da Gioiosa Ionica, che è una terra in cui la cultura fa sempre vedere i suoi effetti e abbiamo pensato appunto di partire proprio dal personaggio di Clelia Pellicano. Ecco, la scelta della Pellicano, che è in un contesto storico particolare, anche come donna, ricordata spesso da chi studia, no? Esattamente. Sì, Clelia Pellicano era una donna benestante che piuttosto che rimanere nei suoi salotti si è dedicata ai diritti delle donne e questo ci deve far capire che le conquiste che sono state fatte sono frutto di sacrifici e di resistenza e che comunque vanno sempre sostenute e sempre difese strenuamente. Non dobbiamo dare nulla per scontato. E siamo qui oggi per ribadirlo. La scelta delle scuole? La scelta delle scuole perché bisogna parlare sempre ai ragazzi. La scuola è un centro importante perché forma la classe dirigente di domani, quindi per questo la scelta ricade sui ragazzi. Torna in questo fine settimana, è la nona edizione, il Tuning Evolution a Siderno, attesa da tantissimi giovani per la piazza Cittadinanza Europea, vicino all'ex ospedale. Domani rombo di motori e musica ad altissimo volume. È vero? Lo chiediamo ad Antonio Rosa, uno dei organizzatori di questo evento. Siamo qua per presentare la nona edizione del Tuning Evolution Show Alessio La Rosa, una manifestazione motoristica tra le più importanti del sud Italia, arrivata appunto ormai al nono anno. Questa edizione sarà ricca di tante novità e di tanto divertimento. Come sempre l'evento è organizzato in memoria di Alessio La Rosa, sarebbe mio fratello che purtroppo è venuto a mancare in un incidente nel 2008 e quindi da allora abbiamo deciso di organizzare questo evento ogni anno per ricordare soprattutto lui, la persona che era una persona speciale, e la sua passione per le auto elaborate esteticamente, per gli impianti hi-fi, per la musica, ecco. E tornando al Tuning Evolution, quest'anno si svolgerà sabato 17 e domenica 18 giugno. Sabato la manifestazione inizierà nel pomeriggio dalle 3 in poi e prevederà degli spettacolini e inoltre ci saranno l'esposizione di autotuning, impianti hi-fi e off-road. Domenica la manifestazione inizierà dalle 9 fino alla sera, poi alle 10, alle 11. Sarà molto partecipata sicuramente, ci saranno tantissime auto anche da fuori regione, quindi vi aspettiamo numerosi per venire a visitare queste auto particolari. Ecco. E, come dicevo, ci saranno le auto tuning, che saranno tantissime, le auto elaborate esteticamente, quindi tutte particolari, con colori particolari, illuminazioni e tanto altro. Poi ci saranno le auto con gli impianti hi-fi, faranno della bella musica, quindi tanto divertimento, e off-road, non mancheranno anche le auto storiche e tanto altro. Ci saranno i nostri stuntmen che offriranno degli spettacoli molto divertenti
E inoltre, molto importante anche in ambito sociale, si svolgerà la giornata del cuore domenica 18. Praticamente ci sarà lo staff di Villa Ante Hospital di Bari, diretta dal professor Giuseppe Speziale, che organizzerà, effettueranno praticamente delle visite cardiache completamente gratuite. Quindi chiunque volesse venire, c'è questa possibilità che è molto importante. Invece sabato mattina, sabato 17, stiamo organizzando la giornata della donazione del sangue in collaborazione con la LADOS, quindi dalle 7 in poi potete venire a donare il sangue, che è una cosa anche molto importante. L'evento sarà anche organizzato con diverse disposizioni, ecco, nel piazzale saranno disposte per zona le auto tuning, le auto con impianti hi-fi, ci saranno anche le auto storiche, quindi siete tutti invitati a partecipare, vi aspettiamo numerosi per passare una giornata insieme e divertirci. Per l'agenda, domani sabato 17 ritorna l'appuntamento con il coro Shalom a Caulonia, sabato 17 e domenica 18 si svolgerà a Siderno presso Piazza della Cittadinanza Europea, abbiamo sentito poc'anzi Antonio La Rosa, vicino all'ex ospedale, la nona edizione del Tuning Evolution Show Alessio La Rosa. Sabato 17 a partire dalle ore 18, Roccella Ionica avrà luogo la consegna del Palazzo Feudale dei Carafa alla cittadina, domenica 18 a partire dalle ore 11 a Roccella avrà luogo una giornata dedicata alla sicurezza in mare con dimostrazioni in mare e corso di primo soccorso per diportisti. Domenica 18 a Monasterace si svolgeranno le infiorate del Corpus Domini, 12ª edizione. Lunedì 19 di giugno, 18:30, sala Consiglio Comunale, Palazzo Municipale di Via Fratelli Rosselli, Marina di Gioiosa Ionica, conferenza stampa in ordine alle dimissioni del dottor Napoli, Isidoro Napoli. Sabato 24, ore 17, auditorium di Palmi, si terrà il convegno dipendenze dai social network giovani in rete. E sottotitoli delle principali testate calabresi. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi, vediamo quale titolo riserva Gazzetta del Sud. Al Senato uno scontro di civiltà, spettacolo indecoroso, leghisti scatenati, urla e spintoni, la ministra Fedele e il senatore Centinaio in infermeria. Andiamo subito al taglio alto, i temi tutti calabresi, la cronaca a dominare, falsi incidenti, 55 denunciati, complessa indagine a Platì dei Carabinieri, una ventina di sinistri fantasma. E ancora Reggio, reintegrato il direttore del museo. Per quanto riguarda le altre notizie di spalla, Bagnara Scilla, processo Calcara, una soluzione, sei condanna. San Ferdinando, rifiuti interrati, sequestrata una parte di Arenile. E ancora Bovalino, la nuova giunta guidata dal nuovo sindaco Maisano, giunta in rosa del sindaco Maisano. E poi il porto di Gioia, 380 lavoratori all'agenzia, accordo raggiunto a Roma dopo una vertenza complessa durata diversi mesi. Il Tribunale di Palmi dichiara illegittimi i licenziamenti alla BLG. E poi calciomercato, vedete, Donnarumma non rinnova e rottura con il Milan per quanto riguarda il giovane portiere rossonero. Lasciamo la prima pagina di Gazzetta del Sud e ci occupiamo subito del quotidiano che riserva questa apertura. Vedete, il titolo riguarda ancora il porto, va in porto solo una piccola gioia, trovato un'intesa l'ultimo giorno utile, il Sul non ha firmato. Siglato l'accordo al Ministero che evita il licenziamento di 380 lavoratori, saranno trasferiti all'Agenzia per il Lavoro. Isola Caporizzuto, cara, Sacco davanti al riesame, udienza a porte chiuse, vedete qui Leonardo Sacco, Celi, Corso Marzo, Sacrosanta la protesta contro la discarica e poi fusioni, Spezzano Piccolo, perché ricorriamo contro Casali del Manco, contestata l'aggregazione dopo il no al referendum dei cittadini. Calabria Verde a tenere banco, Furgiuele, la regione voleva abolire il servizio di guardiania, la risposta dell'ex manager, molti sono di San Giovanni, Oliverio avrà problemi. E ancora taglio basso, ecco come sarà il Federal Building, progetto dell'Agenzia del Demanio, sarà realizzato nel quartiere di Santa Caterina, fa risparmiare milioni di euro di affitto, ospiterà polizia, 12° reparto mobile, DIA. Reggio Calabria, reintegrato il direttore del museo, raccolta firme invece, troppi detenuti in attesa di giudizio. Per quanto riguarda Villa San Giovanni, vedete qui il sindaco Giovanni Siglari, sospeso, sono sicuro, dice, sarò assolto, non ci sono altre notizie importanti, possiamo tranquillamente lasciare le prime pagine sulla nostra edicola
digitale, situazione meteo, tra pochissimo poi titoli di coda del nostro TG News. Grazie per averci seguiti. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, soleggiato, ma con poche nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, nubi irregolari con deboli temporali. È tutto per questo giornale, grazie per la cortese attenzione. Riepilogo. Reggio Calabria, omicidio Ronzello, due arresti per operazione Confine 2. Il porto non lascia ma raddoppia, accordo sul fil di lana. Porto di Gioia, 309 kg di cocaina sequestrati. Reintegro del direttore del Museo di Reggio Calabria Malacrino. Bovalino, la giunta in rosa del sindaco Maesano. Rimpasto di giunta a Siderno, rumors sui possibili candidati.